Buongiorno signor Luciano, allora da quanti anni è qui lei e da quanti anni invece c'è questa storica, io la chiamo cartoleria ma questo è un mondo a parte, un mondo fatato. Speciale, sì. Ma che io che sono qua, io sono 60 anni, quest'anno. Ah, caspita, ma sì, lei come fa ad essere 60 anni? Lei ha 61 anni, ha un anno era qui? Almeno, purtroppo ne ho parecchi di più. Invece questo... Però questa... il negozio è del 1909. Ah caspita, era dei suoi genitori oppure? No, io sono venuto qui come ragazzo di bottega. Ah, caspita. Sì, e poi dopo, giovane signore, e dopo bene o male sono rimasto. Ho imparato la legatoria, ho imparato la tipografia, ho imparato tutti i lavori che si fanno in questo negozio. Più o meno di queste dimensioni, non grandi. Allora Luciano, fai tutto tu a mano, adesso vedremo anche nelle inquadrature degli album. Come fai a fare a mano? Prendi... Questo tipo è un esempio di una scatola, perché quando è finita viene proprio un porta... Che bello! ...cucito. Ecco, questo viene fatto con del cartone grezzo, alla base è tutto piatto, dopo viene tutto incollato, finito, eventualmente là in fondo ce n'è. Vieni con me, sì, così almeno tra l'altro anche gli album poi vediamo. Ecco, questo adesso vediamo l'opera finita. Questa è proprio l'opera finita, che questa è proprio questa scatola. Quando è finita viene proprio un portagioie. E apprezzatissimi soprattutto dai musicisti, ci spostiamo verso gli album musicali. Perché lei ha studiato musica? No, però amo la musica classica. Quindi dentro c'è il pentagramma oppure ci sono... Dentro c'è proprio il pentagramma. Se non le dispiace lo vediamo un attimo. Si può fare i suoi appunti. Scrivere. Signor Luciano, lei è un genio, è inutile. Un umile operaio di legatoria. Bravissimo. Ecco, si eseguono, visto, lavori di legatoria, quindi anche questo è fondamentale. Dai suoi 61 anni. Ma anche prima il vecchio proprietario faceva anche lui legatoria. Cioè è un vecchio negozio di Milano. Ecco, la storia. Sì, bravo. Cioè, qui, e poi c'è Leonardo, la storia legata a Leonardo. Sì. Anche se noi più che altro siamo nati per la scuola, e quindi sono i bambini che sono sempre venuti qua e che si ricordano del posto. Bravissimo, poi Luciano. Poi Leonardo è stato non plus ultra questi anni. Sì. Bravissimo Luciano, le faccio veramente i complimenti e forza davvero anche per questo momento. Superiamo insieme questo momento un po' difficile. Un po' da superare, però. Voi siete legati al turismo tantissimo. Sì, tantissimo, veramente tanto. E va bene, in bocca al lupo. Grazie Luciano. Grazie. E mi ripete il prezzo. Questo costa 5 euro e questo costa 6 euro. Questa è la carta della grafica. All stuff in the shop is my work. Handmade in the shop. And most important, low price. You have not to pay anyone. My work. Wow. Non posso, glielo assicuro. Posso pagare con tanto?